A tutti, come state? Bene, sono qua per poter condividere un piccolo autotrattamento, parlando di emozione, ma soprattutto per situazioni che a volte, senza accorgerci, ci prende un pochettino. Però noi abbiamo le risorse e questa è una bellissima cosa. Voglio sottolineare solo una piccola premessa. Io sono molto amante della musica, io sento tutti i tipi di canzoni, musica, del lento, al rock and roll, eccetera. E quindi mi sono soffermata, ecco perché e ho voluto, diciamo, anche fare questo contributo, no? Sull'emozione. L'emozione. Tante volte noi parliamo di tutto e di più, ma con rispetto a noi. Ma che cosa è che diciamo? Quando che ci accorgiamo nel momento che sono bloccata, nel momento che sto respirando male, nel momento che sono stanca, nel momento che magari mi manca qualcosa e non riesco a capirlo? Non quasi mai. Io in primo piano, io anche se faccio parte di una disciplina, diciamo, della cura, del trattamento, lo prendiamo sempre come lavoro al primo posto, ma mai, assolutamente mai, verso noi stessi. E quindi, ascoltando la musica, ho trovato questa bellissima canzone che mi ha colpito veramente la prima frase, vi invito ad ascoltarla, dell'emozione. L'emozione, come lo dice Adriano Celentano, in una canzone che si chiama L'emozione non ha voce. Ed è vero, l'emozione non ha voce. Noi conosciamo questo tipo di emozioni, quando mi emoziono, non lo so, magari per una bella cosa che guardo, mi emoziono per tantissime altre cose, ma verso l'esterno mi emoziono, verso le cose che vedo, ma non mi emoziono mai con quello che accade per me, come una emozione mi sta dicendo a me che c'è lì, ma io non riesco a percepirla. E il nostro corpo somatizza questa emozione, anche l'emozione lo somatizza, perché a volte rimangono bloccati, no? Ecco perché la medicina orientale su queste cose l'ha fatto anche capire, quindi io volevo contribuire su questo momento anche un po' particolare che stiamo vivendo, per poter autoattivarmi, autocurarmi, autotrattarmi con due o tre passi che possiamo metterlo in pratica. È l'unica cosa che ci serve, il nostro respiro e le nostre mani. Quindi già nel passato abbiamo fatto qualche piccolo assaggio, quindi sicuramente chi mi vede e lo è stato con me in questi incontri lo saprà fare. Invece chi non l'ha fatto, vabbè, questo cercherò di farlo molto semplicemente nella nostra quotidianità, e potete anche condividerlo con i vostri cari. Quindi faremo un po' l'autotrattamento sempre partendo dal respiro, ok? Bene, allora, prima di tutto ci serve una posizione comoda, niente di che. Mi ascolto in questo momento, come sto? Sono tesa, sono stanca, sono rigida, ho qualche dolorino, quindi è importante anche l'ascolto, è il mio ascolto per me. Un bel respiro, mi rendo conto, sì, è il mio centro, è indolenzito, è bloccato, è gonfio. Devo imparare a conoscermi, a interpretare che cosa sto provando. Il centro di tutto è questo. Questo è il mio mondo, che dovrei mantenerlo in equilibrio, no? Semplicemente quel respiro. Però a volte noi non sappiamo respirare. Respiriamo molto superficialmente. E questa zona è la prima. Siamo sempre accovacciati, sempre in una posizione anche sbagliata. E questo mi insegna proprio a poter un attimo a soffermarmi e dire, come sto io? C'è qualcuno qui dentro? Ecco, il respiro. La prima cosa, questo respiro, magari anche con qualche
movimento, spalle. Giro praticamente il mento verso la spalla. Non mi devo girare tutto. Uno. Torno al mio centro. Mento verso la spalla. Sentirete che la cervicale fa un pochino rumore. Benissimo. Si trova quasi come incollata, no? Respiro. Su in alto. La parte del collo, il mento verso il soffitto. Se fate fatica proprio anche a collegarsi col respiro, potete anche sbadigliare. Provocarsi un sbadiglio si blocca questa zona, soprattutto nella bocca dello stomaco c'è un puntino che scusate, è molto legato al nostro plesso solare, però soprattutto a livello anatomico, la muscolatura del diaframma, di questo muscolo che protegge tutta la mia parte viscerale, a volte si stringe, diventa proprio chiuso, duro e non riesco a amplificare così, perché respirando io sto facendo un automassaggio a livello anche viscerale. Per quello che è tanto importante il nostro respiro. Però tante volte siamo talmente così tesi, talmente bloccati che non ci accorgiamo e questa zona qua rimane come se fosse tutto un nodo. Faccio questo. Come dicevo prima, se sento proprio qua il blocco a questo livello, posso anche provocarmi degli sbadigli. Non è tanto facile, però devo sforzarmi a farlo. Fatto questo, posso anche fare questo movimento. Utilizzando il palmo delle mie mani, vorrei anche fare una sorta di carezza su tutta questa energia che c'ho intorno e portarlo verso il mio centro. Proprio devo amplificare tutta questa zona. Ancora giro un po' le spalle. Sdraio comodamente. Se potete mettere un cuscino sotto la testa, meglio ancora. In questo modo. Qui rimango un momento in ascolto, poggiando il palmo delle mani sul mio addome, rimango in ascolto. In questo momento posso fare degli sbadigli proprio per sbloccare questa zona, che se voi mettete le mani qua noterete che è molto sensibile. E questo vuol dire solo una cosa, che stiamo respirando male, quindi bisogna stimolarlo per poter rilassare questa zona. Perché tutta questa parte che corrisponde alla mia, al mio diaframma è sempre teso, non ci accorgiamo. Quindi faccio una sorta di massaggio a tutto questo punto, facendo dei respiri perché mi viene in automatico. Anche sbadigliare. Quindi una volta fatto questo faccio un passaggio
e in senso orario, sempre accompagnando con un ritmo del respiro. Poi con un'altra mano prendo il polso e mi faccio aiutare, quindi premo leggermente un po' più con energia la mia mano destra e la mia sinistra muove. Poi a modo di ma nel senso dell'orologio, e come se fosse una centrifuga, vado dall'esterno, parto dalla mia parte sinistra e affondo la mano lentamente su tutto il bordo, su tutta la parte morbida del diaframma, della parte viscerale. Troverete dei punti che sono leggermente sensibili. Ecco, sono proprio questi punti che bisogna sbloccare. Mano a mano che faccio il cerchio, chiudo sempre in senso orario fino ad arrivare al bordo dell'ombelico. Arrivata al bordo dell'ombelico, poggio la mano su con tutto il palmo e accompagno col respiro. Sottolineando dove ci sono i punti un pochettino più duri, sensibili, mi soffermo. Questi punti duri sono punti bloccati. Non sto qui a dire a che organo appartiene, perché non è il caso. Però su questi punti che mi fanno male, io insisto, ritorno sempre in senso orario. Per esempio, a me fa male questo punto. Mi punge. Vuol dire che io ho qua un blocco. E attivando tutta questa zona, no? Mettendolo in equilibrio, perché questo che alla fine è l'obiettivo, io sentirò proprio una bella sensazione di carica, di l'energia che comincia a lavorare qua, in tutta questa zona, e poi si riattiva. Finito questo passaggio così, con le dita in questo modo, con tutte e due mani, vado a appoggiare sulla parte morbida e entro, portando tutta la parte viscerale verso l'ombelico. Così, in questo modo. Molto avvolgente. Posso prendere con tutta la mano. E facendo questo movimento, io sto massaggiando tutta la parte addominale, tutte le mie viscere. Mi verrà adesso in automatico respirare molto profondamente. Fatelo. Sentirete anche come all'interno dell'addome cominciano anche i rumori da parte dell'intestino, dello stomaco. È un bel segno, perché vuol dire che si sta ricollegando tutto. Tutto si sta cominciando a comunicare tra gli organi. Fatto questo movimento, sempre con la mano, a questo punto la mia mano destra che prende, che in questa posizione, e con la mia mano sinistra guido, affondo e porto tutta la parte viscerale verso la mia destra, in questo modo. Cambio la mano e faccio la stessa cosa con la sinistra e la porto verso l'esterno, verso la parte sinistra, e così via.
faccio questo per due o tre volte per lato. Lo faccio con molta energia. Adesso che abbiamo già fatto il massaggio, lo faccio con molta energia. E quindi sto muovendo tutta questa zona per poter sbloccare le viscere, perché ogni viscera corrisponde a un organo ben preciso, a un'emozione ben precisa. Quindi in generale noi facciamo tutto questo per poter riattivare. Una volta finita questa parte, sto in ascolto. Magari voglio visualizzare qualche cosa che mi viene in mente. O semplicemente immagino le mie viscere e le ascolto e faccio una coccola. Perché questo trattamento per me, la mia coccola, la mia attenzione verso di me, verso il mio centro, che tante volte non lo facciamo, approfittiamo questo momento per farlo. C'è da dire che è il nostro centro importante qua, è anche considerato il nostro secondo cervello, quindi accarezziamo il nostro cervello, puliamo l'energia. Una volta finita questo passaggio, lo posso stiracchiare. Allungo la punta delle dita e anche i taloni verso l'esterno. Divento come una corda molto, molto, molto rigida. Sciolgo tutto, ritorno piego le gambe e a questo punto avvicino il mento o ginocchio, cambio tutto questo sempre col ritmo del respiro. Lo faccio per 3 o 4 volte, poi piano piano mi metto di fianco. Adesso si sentirà un pochettino più vuoto, più leggero, e proprio in questo momento che devo proprio respirare molto di più, molto tranquillamente, perché si comincia a riattivare qua dall'interno. In più possiamo aggiungere, già che ci siamo, no? Perché è la zona che sempre soffre tanto, le spalle, mettendo le mani in questo modo, appoggio così e prendo tutta la spalla e affondo la mano e, come se fosse una tenaglia, scolo la spalla senza paura. Mi farà male se è troppo rigido, fa niente. L'idea è proprio sbloccare questi punti con tanta energia, e l'energia magari sono anche un po' tesa, vabbè, è un modo di svogare verso me stessa, e quindi ci sta sia da questa parte, cambio mano e lo faccio anche con l'altra parte, con molta energia.
per poter scaricare tutta la tensione che ho qua. Con le dita in questo modo, no? Metto sul collo e comincio a massaggiare. Faccio 2-3 passaggi. Ok. Per chiudere. Ecco, che bello. Molto più leggero. Molto più sciolto. E così posso dedicare una decina di minuti a me stessa. Così faccio parlare l'emozione verso di me. Mi metto in ascolto. Do un po' più di attenzione a me stessa. Poi, se io sto bene, tutto il mio intorno comincerà a stare bene. Potrei essere anche molto più rilassata, molto più energica soprattutto. Fatelo. È una bellissima cosa, facile, ma soprattutto ci farà tanto bene. Grazie mille, alla prossima. Ci vediamo.